Alcuni dei titoli di questa settimana. The New York Times. Gli Stati Uniti ordinano ai familiari del personale dell'ambasciata di lasciare l'Ucraina. The New York Times. Il Pentagono, tra le tensioni in Ucraina, mette 8.500 soldati in stato di massima allerta. Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea dichiara che i tentativi della Russia di ricreare linee di divisione sul continente europeo minano i principi fondamentali su cui è costruita la sicurezza europea. Reuters. I prezzi di riferimento del gas sono aumentati l'anno scorso in Europa del 330%. The New York Times. Gli Stati Uniti progettano di rafforzare la fornitura di combustibili all'Europa nel caso in cui la Russia tagli il gas e il petrolio. TASS. La Russia è pronta ad aumentare le forniture di gas all'Europa, ma richiede contratti a lungo termine. Coldiretti. Con le sanzioni alla Russia, l'Italia perde 3 miliardi all'anno. Milex. Osservatorio sulle spese militari italiane. 2022. Anno record per la spesa militare italiana. Inevitabilmente, anche questa settimana, ritorniamo sulla cosiddetta crisi ucraina. Intanto, una notizia, la riprendiamo dal New York Times, Biden dice che gli Stati Uniti sono disposti a imporre sanzioni personali contro Putin, addirittura contro un presidente di uno Stato. Questo è il potere che hanno a Washington. E poi un'altra notizia, sempre dal New York Times, gli Stati Uniti ordinano ai familiari del personale dell'ambasciata di lasciare l'Ucraina, perché in caso di invasione russa, dicono, non sarebbero in grado di proteggerli. Ebbene, qui siamo di fronte a classiche operazioni di guerra psicologica, mirante a far entrare nel cervello dell'opinione pubblica l'idea che l'Europa è minacciata da un'imminente invasione russa. In Ucraina, nelle tre repubbliche baltiche, ne abbiamo parlato già la scorsa settimana. Ora, è chiaro che non va sottovalutata questa guerra psicologica perché è foriera della guerra vera e propria, cioè delle operazioni militari. Di nuovo il New York Times, il Pentagono, tra le tensioni in Ucraina, ammette 8.500 soldati in stato di massima allerta, quindi pronti ad essere proiettati sul fronte orientale in Europa. La solita ragione, prepararsi a una possibile azione militare russa. Da notare questa notizia, che la maggior parte degli 8.500 soldati prenderebbe parte alla forza di risposta della NATO, che potrebbe essere presto attivata. Io penso che bisogna qui spiegare qualcosa, e cioè che cosa è la forza di risposta della NATO. È una forza multinazionale, tecnologicamente molto avanzata, composta da 40.000 soldati inviati a rotazione dai paesi membri dell'alleanza, ma soprattutto dagli Stati Uniti, ed ha componenti terrestri, aeree, marittime, anche di forze per operazioni speciali, che sono rapidamente schierabili. Ora, questa forza non è mai stata attivata in Europa. La sua attivazione costituirebbe una notevole escalation nei confronti della Russia. E poi guardiamo chi comanda questa forza. Il comando generale appartiene naturalmente al comandante supremo alleato in Europa, che è sempre, da quando esiste la NATO, nominato dal presidente degli Stati Uniti d'America. Non solo, ma poi c'è il comando operativo, che è alternato tra Germania e Italia. In Italia il comando operativo è quello del JFC Naples, cioè il comando NATO
che è a Lago Patria, Napoli. Quindi, praticamente, la forza di risposta della NATO è sempre comandata dagli Stati Uniti d'America. Scrive sempre Reporter, New York Times, che in una riunione a Camp David alti funzionari del Pentagono hanno presentato al presidente Biden diverse opzioni che potrebbero usare per spostare assetti militari degli Stati Uniti molto più vicino alle porte della Russia. Ora è proprio qui il problema. La Russia ha chiesto un negoziato perché la NATO, lo abbiamo già detto più volte, si è allargata fino al ridosso della Russia e quindi e soprattutto teme cosa? Teme che un domani anche l'Ucraina entri nella NATO e quindi praticamente ancora più le forze NATO, comprese quelle nucleari, si avvicinerebbero al territorio russo. Ora, in questo clima, vedere, come ora vedremo, speciali convogli ferroviari che trasportano carri armati USA dalla Polonia all'Ucraina, ecco, questa immagine ci dovrebbe far riflettere. Ricordiamo che la cosiddetta mobilità militare è compito dell'Unione Europea, cioè fare in modo che carichi molto pesanti, come un treno carico di carri armati, non è un treno qualunque, ha un carico notevolissimo, quindi anche non so, un ponte deve resistere a un carico molto maggiore. Ebbene, già da qualche anno l'Unione Europea si è incaricata di aprire, come dire, delle vie preferenziali per il trasporto di questi carichi bellici della NATO molto pesanti, naturalmente a spese dei contribuenti, i cittadini dell'Unione Europea. Non solo, ma poi abbiamo una notizia diretta, qui lo vedete, dalla NATO. La NATO dà il via all'esercitazione navale Neptune Strike 22, cioè attacco Nettuno 2022 nel Mediterraneo. Si svolge dal 24 gennaio al 4 febbraio ed è naturalmente sotto quale comando? Domanda, la risposta ormai penso sia facile. È sotto il comando del viceammiraglio Eugene Black, comandante della Sesta Flotta, con quartier generale a Napoli Capo di Chino e base a Gaeta. Quindi vedete che le basi e i comandi statunitensi e NATO in Italia non riguardano solo il circondario, riguardano uno scenario molto molto più vasto. Ora, da notare che a questa esercitazione in corso attualmente partecipa la portaerei nucleare statunitense Harry Truman
col suo gruppo di battaglia, cioè un gruppo di navi comprendente 5 unità lanciamissili, naturalmente in grado di lanciare anche missili nucleari. Subito dopo si svolgerà in febbraio l'esercitazione Mission Clemenceau 22 francese, ma in collaborazione con USA e NATO, che vedrà impegnate in una operazione di 3 portaerei la francese Charles de Gaulle col suo gruppo di battaglia. La Charles de Gaulle è a propulsione nucleare, questo gruppo di battaglia comprendente anche un sottomarino d'attacco nucleare. E questa portaerei, tra l'altro, opererà nell'Adriatico. Poi prenderà parte la Harry Truman con il suo gruppo di battaglia e la portaerei italiana Cavour con a bordo gli F-35. Altre notizie sul fronte bellico: gli Stati Uniti, dalla Reuters, autorizzano gli Stati Baltici a inviare in Ucraina armi e made in USA. Sono armi modernissime, perché i paesi, gli Stati Baltici fanno parte della NATO, quindi gli Stati Uniti hanno fornito missili, quindi questi missili ora vengono trasferiti in Ucraina. E poi le forze armate ucraine sono da anni ufficialmente addestrate e quindi di fatto comandate da centinaia di consiglieri militari e istruttori USA affiancati da altri della NATO. Soprattutto vanno come istruttori quelli che sono di stanza a Vicenza della 173esima Brigata Aviotrasportata degli Stati Uniti, che vanno ad addestrare queste forze in Ucraina. At a former Soviet military base outside of Lviv in western Ukraine, about 300 U.S. Army paratroopers from the 173rd Airborne Brigade, based in Vicenza, Italy, are training the Ukrainian National Guard as part of Operation Fearless Guardian. All right, rock and roll, boys, let's go. We're going to go right over here. Ma non tutto va nel verso che vorrebbero a Washington. Guardate questo titolo del New York Times. Mentre l'Occidente avverte dell'attacco russo, l'Ucraina manda un messaggio diverso. Ora, quindi, in Ucraina la situazione non è così scontata. Ci sono potenti settori interni che hanno la volontà di andare a uno scontro diretto con la Russia, provocare la Russia, a partire dalle forze neonaziste come quelle del battaglione Azov. Ma ci sono anche altri segnali. Per esempio, il ministro della difesa ucraina afferma che non c'è stato alcun cambiamento in realtà delle forze russe, quindi butta un po' di acqua sul fuoco, diciamo. Non solo, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale accusa alcuni paesi occidentali di esagerare il pericolo per scopi geopolitici. E un portavoce del Ministero degli Esteri, per esempio, critica Stati Uniti e anche la Gran Bretagna, che ha fatto la stessa cosa, per aver ritirato le famiglie dello staff delle ambasciate, anche parte del personale delle ambasciate, e dice che hanno agito prematuramente. Quindi evidentemente anche in Ucraina c'è chi comincia a pensare che pagherebbero un alto prezzo per andare fino in fondo nella strategia che a Washington stanno portando avanti.
E poi all'interno della NATO, dell'Unione Europea, c'è la Germania. Vedete questo titolo di Stars and Stripes? La Germania si rifiuta di fornire armi all'Ucraina e si oppone alle sanzioni alla Russia. Direi non perché siano pacifisti, in particolare intendo al governo, ma perché ci perdono. E quindi è evidente che il titolo che dà Stars and Stripes, per esempio, il cancelliere tedesco esita sul fatto che la Germania cancelli il Nord Stream 2, cioè il gasdotto che deve ancora entrare in funzione ed è stato ora bloccato su una questione procedurale, ma è già pronto. E quindi la Germania punta i piedi, cioè sta valutando cosa ci guadagna, nel senso, e cosa ci perde. Ma l'Unione Europea dei 27 non ha dubbi. Per quale ragione? Intanto perché 21 dei 27 membri dell'Unione Europea appartengono alla NATO sotto comando statunitense. E quindi non c'è da stupirsi che nell'ultima riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea si riecheggi l'avvertimento cosiddetto NATO alla Russia. Leggiamo dalla fonte ufficiale: il Consiglio dell'Unione Europea dichiara che i tentativi della Russia di ricreare linee di divisione sul continente europeo minano i principi fondamentali su cui è costruita la sicurezza europea. Ma che bravi al Consiglio europeo! Poi il Consiglio riafferma il suo piano e indiscutibile sostegno all'Ucraina e chiarisce che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrà enormi conseguenze e pesanti costi. Naturalmente, quando dicono questo, pensano alla Russia. Ma invece noi dobbiamo pensare a che cosa? Che le enormi conseguenze e i pesanti costi li abbiamo noi in Europa. Facciamo qualche esempio. Reuters. I prezzi di riferimento del gas sono aumentati l'anno scorso in Europa del 330%. Si prevede che la spesa media delle famiglie per gas e elettricità sarà quest'anno del 54% superiore rispetto al punto di riferimento del 2020. E poi ci sarà un aumento generale del costo della vita, questo è evidente. Ora, abbiamo già fatto vedere questa notizia da The Moscow Times, che uno dei fattori che fanno aumentare i prezzi del gas, non l'unico, ma uno dei fattori importanti, è la cessazione dei contratti a lungo termine a favore dei mercati spot. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'acquisto di gas attraverso un contratto a lungo termine, per esempio 15 anni, permette alla Russia, se lo importiamo dalla Russia o un altro paese, di fare investimenti a lungo termine, quindi noi possiamo avere questo gas a prezzi notevolmente inferiori e comunque stabili. Se invece andiamo sui mercati spot, in pratica, lo paghiamo in base a meccanismi fondamentalmente speculativi. Cos'è il mercato spot? È il mercato dove uno acquista un certo quantitativo, non so, di una materia prima, sia gas o altro, e lo paga, come dire, in giornata o nel giro di pochi giorni. Non solo, ma pensate che le navi gasiere che portano, non so, il gas naturale liquefatto, mentre sono in navigazione non sanno ancora esattamente in quale paese, non so se vengono dagli Stati Uniti, in quale paese europeo lo andranno a portare, perché mentre sono in navigazione si apre una sorta di asta e quindi quello che vince, quindi quello che l'acquista a un prezzo maggiore, riceverà questo gas. Quindi la nave, finché, non so, è in navigazione nell'Atlantico, ancora non sa il porto di attracco. Poi andrà a portarlo questo gas a chi lo paga di più. Quindi non c'è da stupirsi dell'aumento dei prezzi dell'energia in questo senso. Arriva il messaggio, vedete, del New York Times,
che gli Stati Uniti progettano di rafforzare la fornitura di combustibile all'Europa nel caso in cui la Russia tagli il gas e il petrolio, perché naturalmente dicono che la Russia non si limiterebbe all'attacco, ma addirittura farebbe precedere l'attacco da un blocco totale delle forniture energetiche all'Europa. Ed ecco che arrivano i nostri a portare che cosa? Con le loro navi cisterna ci portano il gas naturale liquefatto, no? Nel giro di 24 ore il flusso di gas naturale liquefatto, appunto, attraverso le navi gasiere è salito addirittura del 50%, il rapporto, quindi, mentre la crisi si aggrava. Non solo, ma l'amministrazione Biden ha annunciato che sta lavorando con i fornitori di gas, fornitori di gas egregio del Medio Oriente, Nord Africa e dell'Asia per rafforzare le forniture all'Europa. Cioè, in pratica sta lavorando per monopolizzare le forniture energetiche all'Europa, tagliando quelle russe. Cioè, il grande gioco è evidentemente questo. Ora, è chiaro che sotto questo profilo va anche letto la decisione della Commissione europea che dal 2 febbraio includerà nella sua tassonomia, quindi nei suoi finanziamenti, il gas e il nucleare, perché il gas che hanno in mente è soprattutto quello che viene dagli Stati Uniti, non quello che viene dalla Russia, e naturalmente il nucleare. La TASS riporta la notizia di nuovo che la Russia è pronta ad aumentare le forniture di gas all'Europa, ma richiede cosa? Evidente, i contratti a lungo termine, come abbiamo detto. Non solo, ma Putin, che ha incontrato i rappresentanti delle maggiori aziende italiane in teleconferenza, ha ribadito lo stesso concetto, anzi ha detto che attualmente le compagnie energetiche italiane stanno ricevendo gas a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, grazie al fatto che hanno contratti a lunga scadenza con la Gazprom. Ma ci chiediamo, questi contratti resisteranno? Pensate che con le sanzioni alla Russia l'Italia perde miliardi e miliardi di euro? Ormai siamo in cifre molto alte, probabilmente nell'ordine di decine di miliardi di euro, perché si calcola che anche se il commercio ha continuato a resistere, ma è necessario per inviare una certa merce in Russia di fare una triangolazione, quindi diventa tutto più costoso. E poi, ultima notizia evidentemente, la spesa militare, cioè tutto quello che noi abbiamo visto, la circolazione di mezzi militari, tutto questo enorme dispiegamento, costa evidente. E quindi la spesa militare, che attualmente è 26 miliardi di euro spesi annualmente dal Ministero della Difesa, in media 71 milioni di euro al giorno. Ecco, direi, ragioniamo su questo, in piena crisi come siamo, noi spendiamo 71 milioni di euro al giorno che potrebbero essere in gran parte risparmiate, una parte, se avessimo una politica estera, una politica militare reale, cioè basata sulla nostra Costituzione. E non solo, ma la NATO, gli Stati Uniti premono perché alziamo la spesa militare dai 26 perlomeno a 36 miliardi anni. E alcuni esempi, avete visto la portaerei Cavour che partecipa a questa grande esercitazione, ma uno si chiede, ma quanto costa questa portaerei? Bene, ci sono le cifre, è costata 1,3 miliardi di euro, i 15 F-35B che sono lì imbarcati costano 1,7 miliardi, ci sono costati, ma poi ne dovremo acquistare molti di più. E poi un giorno di navigazione della Cavour si calcola costi oltre 200.000 euro e un'ora di volo di un caccia tipo l'F-35 oltre 40.000 euro. Un'ora. Quindi immaginate, praticamente sono due stipendi annui di oltre 1.600 euro che un aereo brucia in un'ora di volo. E sempre con denaro pubblico, evidentemente. Mentre si prepara attraverso tutte queste
misure, una crisi profonda. Ora, in piena elezione del Presidente della Repubblica, Matteo Renzi ha fatto una dichiarazione molto importante, ascoltatela. Cioè ha detto che un nome o l'altro, ma deve avere un chiaro pedigree, deve avere una chiara fede, quale? Di essere sostenitore della NATO, di essere atlantista. Ecco, questo lo dice Matteo Renzi. E qui è scritta tutta la ragione per cui noi subiamo tutto quello che stiamo subendo. Prima voglio dire con molta forza che, e qui dico una cosa diciamo non da aspirante giornalista ma da politico del passato, ragazzi, sulla questione della collocazione internazionale dell'Italia non si scherza. La dico in un altro modo perché resti chiara e forte per il voto di domani e per quello di giovedì. Signore e signori, Italia Viva non sosterrà candidati che non abbiano un chiarissimo pedigree filo atlantico e filo europeista.